Ha snobbato i giornalisti, eccetto quelli della TV di Stato, incurante della loro attesa per ore, concedendo solo qualche fugace battuta in sala stampa, ma poco importa. Più di ciò che avrebbe avuto da dire Rosy Bindi, ad essere importante infatti era il messaggio lanciato dalla Commissione parlamentare antimafia da lei presieduta, giunta al Parco Denebro di dopo l'agguato al presidente Antoci. Un segnale che va oltre la solidarietà, ma che punta finalmente a un lavoro concreto per mettere all'angolo la mafia dei pascoli e dei terreni. Intorno ai fondi europei, intorno ai terreni di questa regione come di altre regioni, gira un patrimonio enorme di denaro di cui le mafie si appropriano, che è sottratto allo sviluppo e alla crescita di questa terra. Dopo le audizioni del procuratore di Messina Guido Loforte e dello stesso Antoci, la Commissione ha brevemente illustrato il piano di lavoro. L'affare dei pascoli, sui Nebrodi ma non solo, sarà oggetto di una proposta organica per innalzare pene e misure di contrasto. Proposto dai 5 Stelle che il protocollo di legalità dei Nebrodi sia recepito in un disegno di legge da estendere in tutta Italia. Accanto alle aziende che fanno riferimento alle famiglie criminali c'è anche un tessuto, diciamo, professionale che dà il suo contributo. Qui non si parla soltanto di cosche mafiose, si parla di un tessuto connettivo che queste cosche le ha messe in condizione di poter intercettare con straordinaria efficacia e direi anche con straordinaria modernità questo flusso gigantesco di fondi comunitari. Cioè in campo viene chiamata non soltanto Cosa Nostra, ma anche tutti coloro che hanno prestato disponibilità per paura, per interesse, per convenienza affinché questi profitti continuassero ad essere realizzati.